Buon pomeriggio a tutti, siamo in diretta e ritroviamo un grande amico di Radio Norba, uno che gli studi di Radio Norba li ha conosciuti nelle varie evoluzioni del tempo e infatti nel fuori onda ha fatto un piccolo giro turistico nei nuovi studi e facevamo delle considerazioni. Benvenuto, bentornato Nicola Fabi. Ciao, grazie, grazie mille. Che bello averti con noi oggi pomeriggio per presentare un progetto tutto nuovo a cui tieni particolarmente, che celebra tra l'altro i tuoi 25 anni di carriera. Sì, che detto così suona antico, no. Però in qualche modo è vero. No, no, ma nel senso no, ma non perché l'hai fatto suonare tu antico, lo è in sé. Perché comunque 25 anni è vero che sono una quantità di tempo non indifferente. Però è significativo il fatto che possa essere ancora qui a raccontarvelo, no? Beh, 25 anni di musica di grande qualità, soprattutto, che è una costante del tuo lavoro, perché sei uno particolarmente severo, probabilmente, almeno dalle interviste che io ho raccolto, dagli anni in cui ti seguo, molto severo su di te e sulla tua musica. Forse questo ti ha permesso di essere sempre uno che puntava alla qualità e non al fare musica tanto per... Sai, non so se si può chiamare qualità, sicuramente ho puntato a qualcosa, nel senso comunque c'è sempre stata una direzione nelle mie scelte, all'interno delle quali questa severità, effettivamente che esiste, mi ha creato da una parte alcuni problemi nell'essere gratificato in quello che facevo, dall'altra forse non mi ha permesso di fare cose in maniera superficiale e sciatta. Quindi mi riconosco quantomeno una volontà di fare sempre meglio. Poi ci sono riuscito a volte, altre meno. Severità serve a volte, per esempio a scuola, serve ad imparare quelle formule del tipo che meno per meno fa più, no? Ecco, alcuni l'hanno imparato, alcuni hanno dovuto magari tornare, sono dovuti tornare su Google per cercare il risultato, ma questa cosa vale anche nella musica, perché c'è anche un po' di matematica nella musica. Ma guarda, mi stanno facendo notare ultimamente più volte che ci sono diversi titoli di dischi che ho fatto che hanno un sottofondo matematico, perché questo ultimo disco effettivamente si chiama Meno per Meno. Quello di due anni fa, no, di due dischi fa si chiamava Una somma di piccole cose. Sì. Poi ho fatto una raccolta ancora prima, aiuto, si chiamava Di 20 in 20. Cioè ci sono qualcosa che ritorna. Ci sono sempre dei numeri, ma ora devo dire non perché io voglia necessariamente sottolineare la matematicità della musica. Però è vero che mi affascina probabilmente il riflesso che anche la matematica può darti di alcune scelte. In questo caso la sottrazione. Mm. La sottrazione come valore. Valore nel senso forse anticonformista in questo momento, dove oggi tutti in qualche modo tendono ad aggiungere, ad amplificare. Mi era simpatico, forse voleva smitizzare questa cosa dei 25 anni, della celebrazione, di chissà quale mito, attraverso invece un titolo che richiamasse la sottrazione, perché crescere a volte può significare anche togliere, non semplicemente aggiungere. Il famoso less is more. È vero. Che oggi serve tantissimo. E allora, dalla matematica alla musica, che a quanto pare sono molto legate, eppure mi raccontavano da piccolo, sai, se non sei bravo in matematica hai un animo da artista, e quindi sembrava che due mondi fossero molto lontani. Completamente separati. Evidentemente invece non è così. Invece non è così. Nicola Fabi su Radio Norba, questa è la sua nuova canzone, si chiama Andare Oltre. Titolo, canzone bellissima, ma titolo denso di significato, una frase molto importante, uno dovrebbe avere in tasca per ogni occasione. Pensavo ultimamente che comunque le canzoni sono davvero espressione poi di uno stato d'animo specifico, spesso magari anche fugace, che non rimane. Stavo pensando a questo perché comunque un'altra canzone che io ho scritto sempre con un verbo, che però qualche anno prima si chiamava Costruire, che può sembrare l'opposto di andare oltre, perché effettivamente c'è un periodo della vita in cui è importante magari fermarsi a costruire, altri momenti in cui invece è altrettanto importante, no? Proseguire. È importante appunto rendere le canzoni solamente specchio di un momento, fotografie di uno stato d'animo, non dei programmi esistenziali, no? Perché poi cambiano. Esatto. Senti, Nicolò, tu tocchi nelle tue canzoni dei temi molto profondi che poi hanno anche dei titoli particolarmente significativi ed emblematici, ma sei uno che poi si commuove cantando le sue canzoni, cioè ti toccano quando le rivivi? Non potrebbe essere altrimenti, perché quello che faccio è strettamente legato a quello. Se io non avessi quel tipo di commozione, credo che le mie canzoni significherebbero veramente poco. Cioè, credo che l'unica cosa
forse importante o che distingue quello che faccio non è, credo, l'estetica musicale, gli arrangiamenti, le parole belle o meno, che a volte ci sono, altre molte no, ma proprio quell'intensità che ne è alla base. Se io tolgo quello, tolgo credo il 51% a quello che faccio. Ecco, io però con te volevo fare un velocissimo passo indietro, yes, al 2 di ottobre, che è una data... Ah. Beh, come certo dimenticare l'Arena di Verona? Io non l'ho dimenticata sicuramente. In cui, cioè, eri solo sul palco. Quando ho visto quelle immagini ho pensato come lasciare senza parole una platea che era lì per te, che si aspettava magari chissà che cosa, l'effetto wow dell'Arena di Verona, e invece eri solo sul palco. Ma sì, questo anche un po' per... te lo accennavo anche prima, evitare che quel concerto si trasformasse in una celebrazione epica di questa carriera fantomatica, nel senso che mi sembrava che la cosa più bella potesse regalare a me e a chi mi ascolta il contatto più diretto possibile. Non tanto abbiamo qui un ospite, abbiamo qui un amico, ma semplicemente, ecco, quello che io sono in grado di poter fare senza filtri. E questo è durato in realtà un'ora e un quarto, perché poi invece la sorpresa, sì, c'è stata, perché poi è arrivata invece un'orchestra sinfonica nella seconda parte e credo abbia rappresentato una sorpresa gradita, devo dire. Molto importante la presenza dell'orchestra sinfonica, che hai portato anche in questo nuovo album, no? Cioè ti ha dato comunque l'idea di ricostruire quel tipo di dimensione. Infatti in Meno per Meno ci sono alcuni inediti, ma poi anche alcune canzoni invece un po' più conosciute. Sì, appunto, è stato fatto un grande lavoro con Enrico Melozzi e l'Orchestra Notturna Clandestina sulle canzoni da proporre a Verona, ed era un peccato probabilmente rimanessero solamente lì. Mm. E quindi le abbiamo poi registrate, aggiungendoci anche delle canzoni nuove, e queste saranno un po' invece il corpo sia di questo disco che è uscito appena, e poi anche della tournée che faremo a maggio-aprile, ecco, per far sì che anche persone che non hanno potuto viaggiare fino a Verona, sì, magari anche della meravigliosa regione Puglia, possono ascoltarci senza far troppi chilometri. Però tu in questo periodo sei in tour, che non è quello musicale, ma sono incontri come quello che farai più tardi a Bari per raccontare il tuo progetto, l'album, un po' di te, della tua storia, sì, musicale. Sì, ma in realtà più che per raccontare, per ascoltare, perché si sono poi trasformati in una occasione libera che le persone che mi ascoltano da tanto hanno per raccontarsi, chiedermi, senza un intermediario giornalistico che può indirizzare la conversazione da una parte. Ognuno avrà la possibilità di magari di chiedermi quello che non mi ha mai chiesto in questi anni. Vediamo un video insieme che è un po' il racconto filmato di quello che è successo dall'Arena di Verona in poi, cioè come è nato poi alla fine questo disco, sì, e poi c'è questo territorio totalmente di libertà per raccontarti insieme. E poi ci sono gli appuntamenti a Bari e a Lecce dell'8 maggio, del 9 maggio, perché a maggio riprenderai il tuo tour in giro in Italia, quindi tornerai, speriamo, a trovarci, sì, o noi verremo da te. Ecco, quello sarebbe carino se poi alla fine trasformassimo le parole, sì, in pratica. No, sì, ma lei dice così perché si aspetta i biglietti, capito? No, cioè... non è vero. Io li compro sempre. Cioè questa cosa qua la fa già alla fine, noi verremo. Ah, ok, allora ti fai i biglietti. No, va, te li compro. No, vedremo parte. Cosa si può fare. Dai. Nicolò, certo, grazie innanzitutto, grazie per essere venuto qui, grazie per aver visto anche i nuovi studi, sì, quindi questa, certo, sarà una prima di posso di testimoniare altre la ennesima tappa di evoluzione di Radio Norba. Ok, grazie per grazie essere Nicolò stato con noi. Grazie a voi, grazie su a voi Radio Norba. Ciao, grazie.